Siamo qui su in cima a Monte Mario in un belvedere che tra poco vedremo, almeno sul video si vedrà, con un gruppo che si chiama Granada Circus. Adesso iniziamo dal dove li troviamo Granada Circus. Allora, prevalentemente su Facebook, tranquillamente scrivete Granada Circus, oppure sul MySpace, il nome è sempre Granada Circus. E anche su YouTube c'è una canzone del nuovo CD e niente. Presto comunque. Su Bandcamp, in tutti questi portali per scaricare gratis o teoricamente. Diciamo, noi siamo in un momento di passaggio perché è appena uscito il nostro primo disco, quindi adesso stiamo cercando di capire come fare a far arrivare a più persone possibile la nostra musica. Questo disco ovviamente noi lo vendiamo ai nostri concerti a un prezzo molto basso, però vogliamo comunque mettere gratuitamente la musica su internet, poterla far arrivare a tutti quanti, quindi stiamo cercando di capire come, quali siti utilizzare, però di sicuro scrivendo il nostro nome su internet si troverà sempre qualcosa. Allora, vediamolo subito l'album, dove l'hai messo? Eccolo qua, lo vediamo subito in modo che diamo subito l'immagine, che è un po' particolare questa immagine. Granada Circus, e l'album si intitola? Senza titolo. Granada Circus, come nella migliore delle tradizioni, abbiamo un album omonimo della formazione. Benissimo, allora adesso andiamo a vedere questa formazione. Federico il Bue, il bassista. Federico come? Fascia il Bue. Fascia il Bue, qual è il cognome? Il Bue. Il Bue, va bene, d'accordo. Basso, che basso usi? Un basso con quattro corde di solito. Sì, no, ma la marca e modello, se non è un segreto. Guarda, no, è un basso veramente speciale perché è una marca Epiphone, però è speciale perché è trattato in un certo modo, quindi è unico nel suo genere. Hai modificato un po' di cose, ma l'amplificatore? Diciamo di sì. L'amplificatore è un Ashdown ed è un signore amplificatore. Infatti. C'ha le valvole, e speriamo di romperlo il prima possibile perché sennò non spinge abbastanza. Ok, poi arriviamo a... Allora, io sono Milo Trementini, senza soprannome perché va bene così, e sono il cantante slash chitarrista, seconda chitarra. Slash come quello di Guns N' Roses proprio, sì, i capelli uguali. Ma cantante, quindi la prima voce? Sì, diciamo siamo prima due voci e due chitarre, insomma non c'è un cantante o... A seconda. A noi ci piace stare tutti uniti, tutti insieme, così. Ok. Poi. Ma lui ha un set interessante di strumenti, forse è meglio chiedere prima il suo set di strumenti. Lo chiediamo? No, perché mi sembra una cosa quasi un po' indiscreta. No, anche è ricca di segreti. Fino a una settimana fa usavo un SG Diavoletto, insomma, così. Col suo ballerino, molto simpatico. Invece adesso uso una Gibson sua, uso tutto suo praticamente. Sì, è una chitarra speciale veramente perché... È brutta ma è bellissima in realtà, pedalini, non si può descrivere, è troppo bella. Pedalini altre pedali volte. Solo due overdrive, un delay proprio così, classico, così, giusto per l'essenziale che basta. E amplificatore? Amplificatore è un voxerino piccolo attaccato a un'altra cassa, 20. Che fa giusto da... È un, no, un 15, che però 20. È tipo il doppio perché è particolare come vox. Quindi tipo 30, quasi 30 e mezzo. Io sono Alessandro, suono la chitarra e faccio delle seconde voci, dei cori che non mi riescono bene. Ci provo, però mi piace Alessandro. Molto Alessandro Dave, per gli amici Dave. Cognome sì. No, vabbè, no, eviterei. Tanto, per la privacy, vabbè. Sì, c'è scritto sul disco Alessandro Dave. Ah no, i nostri nomi sul disco non ci sono perché ci siamo... Sì, abbiamo deciso di non... Per la privacy. Io suono una chitarra che si chiama Sara ed è una... Come Lucille dei B.B. King. Ed è anche abbastanza simile, è una semiacustica Epiphone Riviera. E uso molti pedali, molti effetti per modificare il suono. Soprattutto ne vorrei ricordare uno costruito dai nostri amici di Effetti di Clara, fatto artigianalmente, che si chiama Petra e fa un suono molto particolare che nel nostro disco si sente molto. È un suono molto pernacchione, come mi suggeriscono. Però funziona. Poi il mio ampli ho una testata valvolare della Pivi
che è montato su una cassa che è sempre artigianale, costruita da un altro nostro amico che si chiama Max, per la Blue X Lab costruisce microfoni per armonica, amplificatori valvolari e fa delle cose molto carine. Sì. Stefano, sono la batteria e insomma mi metto un po' in turbo a sti ragazzi quando si può. Ma infatti mi mancava la batteria, dico, ma la batteria chi la suona? Non manca. Stefano, sì. Senti, ma che batteria? Vabbè, per i live solitamente si trova quella lì, però la mia è una Yamaha Oak Custom con due tom, uno da... no, un tom e un timpano, insomma, uno da 14, uno da 16 e poi, vabbè, piatti Zildjian e un rullante Gretsch da 14. No. Ma che te roll? Roll, azza, è rarissimo, sono pochi quelli che usano diverse da... Senti. Sì, andiamo in controtendenza. Come mai in inglese? Allora, siamo partiti in inglese perché è facile, butti là due parolacce così, due parole, sembra tutto bello e figo. Poi abbiamo capito che non era il caso perché non ci riusciamo a esprimere bene, allora abbiamo cominciato a fare canzoni solo strumentali perché cantare in italiano è difficilissimo, ogni cosa che scrivevamo poi la buttavamo, non ci piaceva. Poi siamo diventati grandi, tutto in pochissimo tempo questo, perché il gruppo esiste da circa la fine del 2009. E siamo diventati grandi e abbiamo cominciato a scrivere in italiano, quindi questo disco comprende, diciamo, un terzo di canzoni in inglese della prima fase, un terzo di canzoni strumentali di una fase intermedia, per arrivare a un terzo di canzoni in italiano, che è quello dove stiamo approdando in questo momento attuale. Granada Circus, allora, era il giorno del nostro primo live, il nostro debutto, e non avevamo il nome del gruppo. Avevamo una lista su un pezzo di carta con 10 nomi buttati lì per un motivo o per un altro e non avevamo ancora deciso, quando l'organizzatore della serata arriva e dice: ragazzi, non vi faccio salire sul palco se non mi dite il nome del gruppo. Allora noi abbiamo preso uno di questi che ci piacevano più o meno tutti quanti, abbiamo scelto quello lì, a occhi chiusi, Granada Circus. Poi perché l'avevamo scritto nella lista? Perché forse perché ci siamo conosciuti a Granada tutti e quattro, in un viaggio che avevamo fatto al circo di Granada, e quindi poi ci divertiamo, diciamo, il circo è inteso come non lo so, come casa mia, così come situazione carnevalesca di rovesciamento dei ruoli, perché siamo dei buffoni così, non il circo con gli animali, un circo comunque rispettoso. Sì. Mi stavo strozzando. Allora, il genere mi dicono che è un alternative rock indie con influenze post-punk d'ambiente, post-rock, post-tutto e noise rock, un po' spinta, un po' lenta, stalla rock, belle cose. Mi sa che belle cose rock è la cosa più giusta, sì, giusto? Sì. Ma infatti faremo un'etichetta, belle cose rock. Sì. Se uno vuole sapere le date vostre fra 2-3 mesi, 5 mesi, so, l'anno prossimo, uno vuole le vostre date, dove va? È giusto, su ditecelo, perché stiamo cercando queste date, quindi anche voi. No, che ma va su Facebook. Va su Facebook e guarda. O tutto. Su MySpace. Sì, principalmente su Facebook, ma anche su tutti gli altri siti, portali, motori di ricerca internazionali, ma soprattutto su Facebook. Noi postiamo, come si dice in gergo giovanile, le nostre canzoni, i nostri video, le nostre stupidaggini, e, insomma, le date, tutte le nostre cose. E noi tagliamo e condividiamo, giusto? Grande. Sì, decisamente. Bella, come si dice tra i giovani. Il disco lo vediamo sul video. Questo album ha una copertina molto interessante, è un disegno chiaramente fatto a mano, questa non è roba fatta col computer, è roba fatta a mano, disegnata sulla carta con i colori veri. Parliamone un attimo di questo album, copertina di Giulio Bensasson, un nostro amico e compagno di vita, che ascoltando il nostro disco ha tirato fuori, senza l'aiuto di sostanze, ha tirato fuori questo disegno.
Registrazioni fra quando sono state fatte? Ma inizio 2011, no, inizio 2011 e sono finite intorno a... Ci abbiamo messo tanto. Settembre 2011. Diciamo, la nostra fortuna è di suonare in un posto magico, esatto, che è una sala molto bella, che è attrezzata... Che funge anche da studio di registrazione, quindi abbiamo avuto la possibilità di registrare tutto da noi con calma, con l'intimità del posto dove suoniamo sempre, dove tiriamo fuori la roba più figa, quindi abbiamo avuto il tempo che volevamo e appunto ci siamo seguiti da noi, diciamo, con l'aiuto di Alessandro e di tutta la gente che... Allora, siamo andati a Montelupo Fiorentino, vicino Empoli, alla Bella Studio, che ringraziamo, che abbiamo fatto insieme io e il Dave, siamo andati proprio fisicamente lì e abbiamo fatto questo lavoro di mastering. Missaggio. Questo lavoro di muovere missaggio, Emanuele, di missaggio. Giuseppe, sì, di mettere un po' a posto i suoni, così. E è stata un'esperienza fantastica perché siamo stati 3 giorni in questo studio e quindi abbiamo curato molto bene gli aspetti audio, del suono, e quindi ringraziamo il La Bella Studio per l'ottimo lavoro che ci ha fatto, insomma. Ma la produzione proprio, produzione edizione di questo album? Produzione... Produzione Granada Circus, siamo totalmente autoprodotti, indipendenti, stay independent, no le etichette, grazie. Abbiamo fatto questo video al parco dell'Aniene, che è un posto bellissimo vicino casa nostra, insomma, del brano Yellowfant, che potete trovare su YouTube. Che non è in questo album. Esatto. Non è in questo album, no, non c'è. Perché era una delle prime canzoni, diciamo, e allora abbiamo scelto di non metterlo nell'album, così. E cos'è successo? Questo video è ambientato nel parco, ci siamo noi che suoniamo in questo parco e diciamo il video va dal giorno, da un'ora dopo pranzo, insomma dopo pranzo, fino al tramonto, e si conclude con questo tramonto tutti insieme. Ma c'è un aneddoto a proposito? Ma non in particolare, è stato un video fatto da dei nostri amici siciliani, da tale Peppe Ruggeri e Lucanello, che salutiamo e ringraziamo. E diciamo è stata loro l'idea, insomma, del video, come farlo e così via. E quindi molto, molto semplice, anche lì zero budget, quindi noi che suoniamo nel parco. E poi ci sono 2 o 3 coincidenze di cose esterne che noi non avevamo calcolato. Passa un aereo nel momento giusto, entra una persona tutta vestita di giallo, come nel titolo della nostra canzone, lì nel video. E poi finisce con un nostro amico che è il famoso Erditrani, che praticamente è una sorta di membro, è un concetto aggiunto al nostro gruppo, che noi finiamo di suonare e lui sta là così, braccia incrociate, dice buh, e se ne va. E quindi così, niente. Però cogliamo l'occasione, dato che non riusciamo bene a parlarne come stavamo dicendo prima, andatelo a vedere. www.youtube.com, Yellowfant, Granada Circus, grazie. Pragmatico, esatto. Ci siamo messi insieme perché suonare insieme è la cosa più bella di tutte, forse. E quindi, prima di essere un gruppo di musicisti, siamo un gruppo di amici. Bravo, grazie. Dai. No, che brutto sei, tenero. E quindi, niente, abbiamo cominciato a suonare insieme per gioco. E poi è diventata una passione. E poi è diventata. È rimasta passione, mi sa, per ora. No. E resterà passione per sempre, dai, alla fine facciamo le cose un po' romantiche. Bravo. Ha fatto bene. Ma okay. Più o meno. Siamo arrivati ai saluti e iniziamo con un augurio al quale va risposto in un modo preciso. State pronti, attenti. Se dico in bocca al lupo, voi rispondete crepalo. Crepi. Occhio al lupo. In culo alla balena. Crepalo. Vabbè, insomma, varie ed eventuali. Allora, grazie per la partecipazione ai nostri programmi. Grazie a e voi. A presto. Grazie a tutti, vi vogliamo bene. A presto. Ciao. State ciao. Sintonizzati. Granada Circus. Service. Sir. Grazie. Sir. Sir. Occhio, Yo. Occhio. Man. Rest.